importante, perché siamo riusciti a fare una sintesi tra diversi candidati, quindi il programma che abbiamo presentato è un programma che ha avuto il supporto di tutti. Con l'occasione per ringraziare tutti i docenti, tecnici amministrativi, personale delle biblioteche e anche gli studenti, soprattutto gli studenti, per il supporto che ci hanno dato. Naturalmente, come ho già detto nel mio programma, l'intenzione è di portare Foggia, l'Università di Foggia, a livelli sempre più importanti, di puntare sulla meritocrazia, sulla condivisione, sulla partecipazione, e a questo, e proprio su questo voglio dire che io lavorerò sempre con tutte le persone, mai contro, quindi sono sicuro che riusciremo a coinvolgere tutte le anime d'Ateneo nella conduzione dell'Ateneo nei prossimi anni. Hai incontrato la professoressa Vito? Non ancora, sono appena arrivato. Hai intenzione di coinvolgerla in questo programma? Ho appena detto, per me bisogna lavorare tutti insieme, non esistono contrapposizioni, è finito il momento elettorale, adesso dobbiamo proiettarci nel futuro. Nel momento in cui l'università c'è una crisi occupazionale giovanile molto forte, l'università deve fare qualcosa di più per creare occupazione. L'università, oltre a preparare i nostri studenti e far diventare dei buoni professionisti per domani, la classe dirigente del domani, dobbiamo collaborare col territorio, con le imprese sul territorio, con le istituzioni del territorio per rilanciare la nostra attività. L'università deve andare in motore, il volano per promuovere la ripresa socio-economica della città di Foggia e del territorio della Daunia. Per la prima volta un medico rettore, qual è la differenza? Fa una battuta? Potremmo essere la medicina per il territorio. Quindi il nostro intento è curare il territorio come curiamo i medici e i pazienti e rilanciare l'azione. Naturalmente. Buonasera, ben ritrovati nello spazio dedicato all'informazione nel quotidiano L'Attacco. Il New Deal delle strade foggiane, dagli 8 milioni di euro ad hoc per la manutenzione straordinaria al nuovo regolamento comunale per gli interventi. Sentiamo tutto nel servizio di Fabrizio Sereno. È cospicua la somma a disposizione per i massicci interventi programmati in ordine al rifacimento del malconcio manto stradale foggiano. Soltanto il finanziamento regionale del progetto Strada per Strada, che ha preso piede da diversi mesi in alcune aree della città, ammonta a circa 3.255.000 euro, cui si aggiungono, sempre per lo stesso programma, quasi 240.000 euro quale finanziamento dell'amministrazione comunale. Poi ci sono i fondi assegnati dal governo al Comune di Foggia per via dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Si tratta di circa 1,3 milioni di euro che devono necessariamente essere destinati agli investimenti per la città e che la commissione straordinaria in seno a Palazzo di Città ha inteso indirizzare totalmente su interventi atti al ripristino della viabilità urbana. Lo stato di grazia delle casse comunali, oltre 125 milioni di euro, i soldi attualmente annoverati, si vede anche dal budget stanziato di tasca propria da Corso Garibaldi per la materia stradale, una somma di oltre 3 milioni di euro con la quale Palazzo di Città andrà ad integrare i fondi appena menzionati per arrivare ad un totale di circa 8 milioni di euro di lavori pubblici tesi a migliorare il traffico automobilistico e pedonale. Fonti interne alla tecnostruttura comunale, premettendo che sono partiti solo alcuni dei lavori già appaltati e contemplati in tale budget, anticipano però che probabilmente già tra un mese partirà un'altra marea di cantieri che bloccheranno completamente la città per giungere a risultati apprezzabili a conclusione delle operazioni. Questo perché, viene spiegato, l'inverno non è il periodo più giusto per asfaltare. Già in piena primavera però i cittadini dovrebbero poter notare in giro per il capoluogo dauno un massiccio e ulteriore florilegio di interventi atti a corroborare il nuovo corso di riqualificazione. Situazione grave, lo afferma il viceministro Francesco Paolo Sisto in merito al caso del carcere di Nuoro, dal quale lo scorso 25 febbraio è evaso il boss della mafia garganica Marco Raduano. Sisto conferma l'intenzione di fare nuovi investimenti per garantire la sicurezza del carcere. Continua la caccia all'uomo, dispiegate inoltre le forze di polizia in seguito all'evasione dal braccio di massima sicurezza a Nuoro di Marco Raduano, il detenuto pugliese di 39 anni considerato a capo del clan garganico omonimo. I dettagli sull'evasione oggi ci sono abbastanza noti. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, dell'assenza di Raduano sarebbe stata accertata verso le ore 19, ma la fuga del detenuto, documentata da un video ora divenuto virale, risalirebbe alle ore 17. Una situazione molto grave, così
Il vice ministro alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha definito durante un incontro in Commissione Giustizia della Camera il caso del carcere di Nuoro, dal quale appunto il 25 febbraio scorso è evaso il boss della mafia garganica. Sisto ha detto che si è provveduto alla sostituzione temporanea della direzione e che c'è l'intenzione di fare nuovi investimenti per garantire la sicurezza del carcere. Sulla fuga del boss, assicura sempre Sisto, è stata poi aperta un'indagine penale. All'incontro che si è tenuto sulle evoluzioni della camorra barese ha partecipato anche il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, che ha ricordato l'importanza dell'attenzione e della costanza. Quello di Bari, ha affermato, è un territorio variegato per i clan, ma meno problematico di quello foggiano. Sentiamo. A Bari ci sono più clan che hanno influenze sui livelli territoriali, ma hanno subito moltissime botte negli ultimi anni, quindi la situazione sta migliorando, non bisogna mai abbassare la guardia, lo ha detto il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi a margine dell'incontro sulle evoluzioni della camorra barese organizzato ieri dai giovani di Zona Franca. Quello di Bari, ha detto, è un territorio variegato dal punto di vista dei clan, ma meno problematico di Foggia, perché qui i clan hanno trovato una forte resistenza da parte della città. Ci sono molte estorsioni, vengono denunciate di più, ci sono arresti e sequestri. Il problema della criminalità organizzata, ha aggiunto, non è solo la commissione dei reati, ma l'esercizio della violenza come strumento di potere che diventa poi un potere effettivo di controllo. La criminalità non esercita più il potere con le bombe o sparando, ma attraverso la sua potenza economica, conclude, garantito dal traffico di stupefacenti che fa arrivare un quantitativo enorme di denaro contante. Un uomo incensurato di 31 anni è stato ferito a coltellate all'alba di questa mattina in via Mogadiscio a Foggia. L'uomo ha riportato due ferite d'arma da taglio al busto ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita, secondo i sanitari. Ancora tutta da chiarire la dinamica del ferimento, i soccorsi sarebbero stati allertati da alcuni residenti della zona. Un aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Ancora aggressioni nelle carceri pugliesi. Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto psichiatrico nel carcere di Foggia. E quanto riferisce la segreteria nazionale del SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria, preannunciando nei prossimi giorni uno sciopero bianco da parte delle guardie carcerarie che sarà programmato proprio a causa della carenza di organico del personale e del sovraffollamento di detenuti. La protesta quindi si estenderà in tutte le carceri pugliesi. Per il SAPPE, nonostante gli innumerevoli appelli all'amministrazione penitenziaria, alla magistratura, prefetti, al mondo della politica, la situazione lavorativa diventa sempre più pericolosa e massacrante. E chiudiamo con la Confcommercio di Foggia. Il presidente Metauro coopta in giunta l'ex presidente di Confindustria Pino Di Carlo e nomina presidente onorario Albertino Cicolella. Ce ne parla Lucia Piemontese. Convocato per lunedì 27 marzo il Consiglio Generale di Confcommercio Foggia, che si riunirà a partire dalle ore 15. All'ordine del giorno c'è la nomina del presidente onorario, che come l'attacco ha svelato poche settimane fa è lo storico ex numero uno dell'associazione Albertino Cicolella, ormai oltre ottantenne. Cicolella è sempre rimasto socio di Confcommercio e ad agosto 2021 intervenne nella guerra tra l'allora presidente Damiano Gelsomino e i suoi oppositori capeggiati dal vestano Gigi Manzion, i quali protestavano contro l'illegittima modifica statuaria che cercò di portare a tre i mandati per favorire l'uscente. Chi conosce bene la storia di Via Miranda ricorda che Metauro è il genero di Matteo Datti, che era il braccio destro del presidente Cicolella e vice direttore vicario. Subito dopo la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Consiglio Generale di Commercio dalle ore 16 incontrerà i parlamentari di Capitanata. Ma se il ruolo conferito da Metauro a Cicolella non rappresenta una novità, è notizia delle ultime ore quello assegnato a un nome di primo piano del motore foggiano, vale a dire l'ex presidente assindustriale Pino Di Carlo. Metauro l'ha chiamato a far parte della propria giunta e c'è già chi vede una confindustrializzazione di Confcommercio, dal momento che come il titolare di Metauro bussa anche Di Carlo ha sempre rappresentato l'associazione di Via Franco Vista. Ma il diretto interessato commenta dando tutt'altra lettura alla scelta fatta da Metauro. Sono iscritto a Confcommercio ormai da oltre 20 anni come titolare di Vigna Nucelli, afferma l'imprenditore all'attacco riferendosi alla propria struttura ricettiva di Lucera, ormai
5 Stelle. Il presidente Metauro mi ha chiesto di dare una mano e a tal fine mi ha cooptato nella sua giunta. Sono onorato e contento di poter contribuire a tutte le azioni che possano portare un po' di sviluppo nel nostro territorio, avendo una lunga esperienza in campo associativo. Posso metterla a disposizione di Confcommercio del suo esecutivo, conclude Di Carlo. Bene, è tutto con questa edizione del TG Web del quotidiano L'Attacco. Appuntamento domani alle ore 20. Grazie per essere stati all'ascolto. Una buona serata da Onofrio D'Alessio.